Dunque, ci troviamo sempre qui ad alta corte. Per me è passata qualche oretta di gioco, un bel po', beh, un bel po', sì, un po', forse 2 o 3 ore, forse, no, forse sulle 3 ore, credo, adesso non saprei. Perché delle volte mi vengono questi, posso dire, questi schizzi di farming compulsivo. avevo voglia di portare su di livello un po' di personaggi e nel farlo, diciamo, ho esplorato un po' la mappa di gioco, non tanto, però diciamo che ne ho svelata una parte, tipo qua al nord era coperta prima questa zona, l'ho svelata andando fino qua, ma diciamo quello che ho visto non è stato nulla di importante, ecco, non si è sbloccato nessun filmato, niente dal punto di vista della storia, quindi non preoccupatevi che non vi siete persi nulla. Però diciamo che ho approfittato di questa esplorazione, anche un po' in giro, un po' a sud, insomma, così, per portare su i personaggi e renderli più forti. Visto che con la mano sinistra, insomma, non dico che ho fatto troppa fatica, però insomma è stato impegnativo, quindi mi sono detto forse è meglio potenziarci un attimo e l'ho fatto con questi quattro che abbiamo, cioè vabbè, Olberic per forza, Anit, Ophelia e Tyrion, ma anche un po' Tressa e Primrose. Non ho praticamente toccato né Alfin né Sirius, lo farò, sicuramente lo farò, ci saranno altre occasioni. Portandoli però su di livello, ho ovviamente sbloccato tutte le abilità praticamente dei vari personaggi, o meglio 3 su 4, perché Olberic le ho prese praticamente tutte e manca questa che a quanto pare, che è quella un'abilità che è rimasta sempre nascosta, a quanto pare è un'abilità divina. Sfera un poderoso attacco con la spada contro un nemico. Immagino sarà piuttosto forte. Consuma anche 30 punti azione. Insomma. Poi abbiamo con Anit sfera un potentissimo attacco con l'arco contro tutti i nemici. Ira di Draefendi. E con Ophelia abbiamo l'auspici da Elfric. Per 3 turni le abilità di un alleato agiscono 2 volte. Non influisce su altre abilità divine. Questa è molto forte. In combinazione poi con quelle di Olberi che sono molto forti in attacco. Direi che non vedo l'ora di prenderla, anche se ci vogliono 5.000 PC, quindi a voglia ci vorrà un bel po'. Anche con Tyr non ho portato un po' su, ma non sappiamo quale sia la sua abilità divina, quindi ci manca un'abilità per saperlo. E poi anche con Primrose mi pare avevo ero arrivato a vedere la sua abilità di via, non mi ricordo, ma mi pare di sì. Con Tressa invece no. Come abilità di supporto, invece, vabbè, Olbrich mi pare l'avevamo già visto insieme. Anit, non credo. Comunque, la faccio vedere adesso. Con l'abilità di supporto Pazienza, fornisce al personaggio la probabilità del 25% di agire nuovamente a fine turno. Quindi è come se attaccasse 2 volte. Con Ophelia invece non l'avevate vista, con Grazia Salvifica il personaggio può recuperare punti vita oltre la soglia massima, infatti è molto utile perché quando diciamo Ophelia ha meno vita della soglia massima, gliela ricarico, va oltre, quindi ha un botto di vita, almeno mi sopravvive sempre praticamente, poche volte va a terra. Invece con Tyrion no, non ho sbloccato nient'altro, questa non mi ricordo se c'era già l'episodio scorso quando ho registrato. Comunque vabbè, la leggo. Se il persona con mano lesta, se il personaggio esegue un'abilità legata al furto o alla raccolta di oggetti, il bottino è raddoppiato, ecco. E mi sa che non sarà la prima volta che vi dovrò aggiornare su quanto accade mentre non registro, perché è uno di quei giochi dove bisogna veramente tanto, tanto
tante ore dedicarle al livellamento, farming, insomma, chiamatelo come volete, cioè salire di livello, detto in parole povere. Noi ci troviamo qua mi sono già scordato, Alta Corte, perché sto seguendo la storia, il proseguimento della storia di Tino, stiamo cercando di rubare la dragonite, non mi ricordo di che tipo, comunque una dragonite. Da Orric, se non sbaglio, abbiamo conosciuto, ascoltando i discorsi dei cittadini, che qua vive un suo ex compagno in questa casetta, Baham. L'episodio scorso abbiamo svolto dei lavori per lui, rubando, ovviamente, e alla fine, come ricompensa, ci ha dato la parola d'ordine per accedere alla sua casa, se non ricordo male, dalla parte sul retro. Io qua adesso siamo in 5 con un signore anziano perché con Ofelia ho convinto sto signore a seguirci. E sto signore faceva parte di una missione secondaria che voi non avete visto, ma che ho beccato mentre esploravo. Semplicemente sto signore si era, sto nonno, perché proprio mi pare si chiami nonno, si era perso da queste parti. Aspetta, dov'è che è? No, giù. Ecco, si era perso, mi pare, da queste parti, credo qua. No, qui giù no. Sicuramente qua. Sì, in queste parti qua. E lui voleva andare a Rivoletto. E allora io l'ho condotto, l'ho convinto a seguirci con Ofelia. E poi l'ho portato a Rivoletto dal nipote. I due si sono riabbracciati. Il nipote era contento di averlo rivisto. E io, siccome non era male come combattente, l'ho ripreso. L'ho riconvinto a seguirci. Va bene, dai, ma vi ho ragguagliato anche fin troppo. Proseguiamo con la storia di Tyrion. Alto Mate! là, che ci fai qui? Sate. Non ho più motivo di nascondermi ora che conosco la parola d'ordine. Se riesco a giocare le mie carte, potrò entrare dalla porta principale. Quindi la parola d'ordine funziona. Beh. Allora. Ho un pacchetto per Orlick. Materiali per i suoi esperimenti. Ti Oi! risulta una consegna in arrivo? Ea. Non direi. Ah. Strano, forse il messaggio è andato smarrito. Comunque aveva detto che era urgente, così mi sono precipitato. So. D'accordo, parola d'ordine. La verità universale. Yoshi. Bene, puoi passare. Ok. Arigato gozaimasu. Okay, no, pensavo una parola d'ordine a livello magico, invece semplicemente dovevamo dirla alle guardie. Che mondo sarebbe senza guardie? Pieno di telecamere. Ok, entriamo pure. Magione di Orlick, livello pericolo 22. Direi che ho fatto bene a salire di livello, ma io penso che come riferimento, Olberic è il nostro punto di riferimento. Se lui è a un livello A, la salvo. Ok. Se lui è a un livello alto, va bene lo stesso. Però, meglio portarli su tutti alla fine, più o meno. Ah. Queste sono guardie meccanizzate, però, cioè comunque magiche, che non penso siano umani, però. Vabbè. Allora, loro non li conosco, quindi guardiano glaciale, guardiano. Sicuramente guarda il coltello. Ah, invece no, gli fa. Ok. Hai dell'arco. Perfetto. Guarda, io userei subito un eco fendente. Ok. Il bastone non penso, però io userei la luminescenza. Ok. Non hanno ancora attaccato, quindi ne approfitterei.
Vediamo, potremmo... Guarda. Ok. Ok. Quello che speravo di dominarli tutti. Ok. Così adesso... Ma questo è quasi morto. Sotto. Vediamolo ancora. Boh. Eco offendente, devo dire, è la mia abilità preferita di Olberic. Ho livello 30 Olberic, vai. Perfetto. Ah, poi li ho potenziati anche un po' a livello di armi, In generale gli ho preso qualcosa sempre di meglio, sia per in attacco che in difesa, furia di combattere. Diciamo, ho raccimolato un bel po' di denaro. Ah, qui c'è... Nettare curativo grande. Ok. Battaglia vinta. Ma anche piuttosto facilmente. Si vede. Ci siamo potenziati bene. Ma qua non si passa, no? Non vedo. No. Ok, dicevamo. Mi sa che devo tornare indietro. Andiamo, vado su. Rubo la roba. Allora andiamo di qua, vediamo. Altro baule. Magione di Orc. Bene. Ah, così subito. Ah, quelli di prima sono. Vabbè, adesso non volevo usare troppi punti azione, perché sai, magari c'è il boss. Anzi, sicuramente ci sarà il boss. Quindi non voglio sprecarli tutti per loro. Però vediamo. E il bastone fa poco. Ok, mi sa che senza volerlo ho reso Anit una che schiva molto. Cioè, senza volerlo, tra virgolette, però. Ok. Vediamo. No. Il bastone. Sì. Ok. Koko karaga honbondo. Perfetto. Vediamo. Ok. Ok. Sono accorto adesso. Sì. Allora, questa è la vita rossa. E Anit, non gli rimane tantissima vita. Adesso vediamo. Quello è quasi morto. Vita rossa. Ciao, quasi, dai, un eco offendente. Ecco. Risolve tutti i problemi, No, mi piace, mi ha detto, mi piace molto. Perché è molto forte. Allora, andiamo qua. Sono bauli, no. Vai, Tyrion mi è salito di livello. Ah, ecco qua c'era qualcosa. Oh, un baule. Amuleto del fulmine. Vediamo, l'amuleto del fulmine. Ecco qua. Riduci danni da fulmine subiti. Sì, ok. Sapere quando incontro nemici che ti scagliano fulmini. Ok.
scendiamo. Ah, che c'è un baule qua. Fattura rinfrescante, va bene. Non c'è niente. Ah, bene, un salvataggio. Ciò significa che siamo forse alla stanza del boss. Perfetto, dicevo che siamo alla stanza del boss, forse, comunque. Un punto cruciale della nostra storia. La porta di cui mi ha parlato Baha non è come tutte le altre, in effetti. Ma questa chiave di cristallo dovrebbe aprirla. Ah, sì, è vero che ci aveva dato anche una chiave. Ok. Entriamo. Non c'è nessuno? La dragonite di rubino. Un'andata. Ne restano due. Fermo lì, ladruncolo. Figurati. Era così semplice. Tu devi essere Orlik. Sarai qui per rubare la dragonite, attirato dalle voci sul mio conto. Ma i ladruncoli della tua risma non sono in grado di apprezzarne il valore intrinseco. Aspetta, ti ha aiutato Baram, non è vero? Baram, quel bacchettone pavido e petulante. Questi esperimenti sono inutili, Orlik. Smetti con quella dragonite, Orlik, ma decido io quando smettere. Stammi a sentire, ragazzo, questa gemma è mia e tu non l'avrai mai. Mi permetto di dissentire. Non mi importa proprio nulla del suo valore intrinseco. Vogliamo solo rimetterla al suo posto. Esatto. Devo solo restituirla al legittimo proprietario, che ovviamente non sei tu. Questa pietra deve essere custodita da una persona di comprovata intelligenza, qualcuno in grado di apprezzarne i misteri. Qualcuno come te? Soda! Questa è la mia ricerca! Precisamente, questa magnifica pietra deve essere studiata e io sono l'unico in grado di farlo. Parli come se non ritenessi nessun altro all'altezza del compito. Oh, sono tori da. Perché dovrei? Non ho detto che dovresti e so cosa si prova. Non fingere di capire. Ma ora basta chiacchiere, ho del lavoro che mi aspetta. Eccolo qua. Orlik è protetto dai suoi tirapiedi. Ah, dobbiamo prima ammazzare i tirapiedi per poter arrivare a lui, pensa te. La prima volta. Eh sì, allora. Siamo.
Spero che non ricompaiono però questi. Allora. Ah, ok, lui è debole alla luce, Orric. Essendo malvagio. Ok, vogliamo la spada. Allora, vediamo, proviamo l'arco. No. Proviamo l'ascia, allora. No, lui no, non si può. No, neanche. Allora tanto vale che uso l'arco. No, il coltello nemmeno. Evoluzione, si potenzia un po'. Allora. Io attaccherei col bastone, vediamo. Debole al bastone. Ah, tutti su di lei, adesso ci penso io. Allora, aspetta. Proviamo. Ok. Maledetto, ha beccato subito lei, eh? Ah, non c'è problema. Aspetto, io ho la soluzione. Adesso volevo usare proprio lei per... Ok. Curare gli altri, ma ovviamente me l'hanno ammazzata. Vediamo. Incendio, no. Proviamo. Proviamo a rubargli qualcosa. Vediamo. Cestino di prugnole spirituali. Però gli facciamo qualcosa. È debole al coltello. Cioè gli facciamo qualcosa, eh. Però vabbè, ammazziamo prima loro lo stesso. Almeno così mi sembra. Cacate coi. Cioè, evochiamo... qua ho usato un po' di bestie mentre livellavo. Usiamo il brinorso, eh? Oh. Sai quanta vita hanno sti due? Guarda, curiamo. Ok. Allora, Tyrion. Hanno una vita gialla, però, quindi. Dobbiamo usare il fuoco, vediamo. Ah, non sono deboli al fuoco. No. Con Ophelia io userei ancora la cura. Alla fine, quello è il suo compito. Ok. Siamo lui. Evochiamo Lin. Ok. Oh, siete duri davvero. Ophelia, stavolta usiamo la luce. E evochiamo Lind. Porca. Allora, aspetta, fa vedere. Speriamo non attacchi Ophelia. No, beh, anche se attaccasse Ophelia. Vediamo. Evochiamo ancora l'orso. Poi dovrò andare in giro a catturarle le bestie. Ok. Ladro. Ladro di punti vita. Dai, fuggire. Ok. Orlick è inerme. Vai. Usiamo. Proviamo avanguardia. Vediamo. È debole all'asta, perfetto. Oh, con Ophelia usiamo.
Guarda, usiamo cura quella più forte, cura aggiunta. Olè. Ci ha curato tantissimo. No, lui è debole al... Ok. La spada non... No, coltello va benissimo. L'arco non lo so, proviamo a vedere. Bastone, no. Allora, stavolta evochiamo Ling. Ok. Mettiamo da parte un po' di potenza. Ok. Evochiamo Ling. Perfetto. Adesso con Ophelia usiamo luce sacra. Ok. Aspettiamo ancora un turno. Ah, giusto, nonno chiacchierone, vai, evochiamolo. Si attacca ma aumenta soprattutto la difesa, se non sbaglio. Proviamo a usare incendio. No, non è debole al fuoco. No, tocchiamo normalmente. Evochiamo Ling. Ok. Figlia ha un sacco di vita adesso, quindi dubito riuscirebbe a mandarci alla terra, speriamo. Vai. Una figlia, guarda, usiamo luce sacra, vai. Ok. Vai. La difesa. Poi. Coltello. Qua usiamo avanguardia. Perfetto. Ok. Evochiamo Ling, che facciamo di più che con l'arco, ovviamente. Ancora il suo nome è ancora bianco, quindi tanta vita. Beh, abbiamo ancora un bel po' di punti azione. Vediamo. No, usiamo luce sacra, va. Ecco. Pure il nonno colpisce. Okay. Evochiamo Ling. Ecco, vedi? Difende pure, bravo il nonno. Allora, qua cosa... No, cosa abbiamo? Ruba punti azione. Luce difesa fisica di un nemico per 2 turni. Vai, per 4 turni. Ci possiamo approfittare. Ok. Vai. Ok, aspettiamo di accumulare ancora potenza. E guarda, farei ancora acido di gufo. Ok. Evoluzione. Vai, luce sacra. Ok, non ho chiacchierone, ma no, te sì. Dopo un po' va via. Ok, giustamente. Ok. Oh, adesso. Dov'è? Qua, avanguardia. Vai. Devo usarlo prima, guarda. Usiamolo ancora. Acido gufo qua. Mizzica, di mio difesa. Vuol dire.
Ok. Quindi la difesa. Ok. Oh, che evocato. Sta convogliando le sue energie arcane. Però, però comunque è vulnerabile. Rispetto a prima mi sa che è vulnerabile. Quindi io... Golem di Orlik. Io attaccherei sempre lui. Guarda. Vita fuffante. Ancora, ancora. Ok. Evochiamo il nonno, vai ancora. Ecco. Urca. Allora adesso. Ok. Porca vacca. Allora facciamo così, curiamoci. Ok. Vai, difese d'acciaio. Ok, usiamo ecofente li facciamo poco. Aspetta, risolutezza. Siamo risolutezza. Se riusciamo a fargli parecchio danno. Tyrion. Guarda. Lunga punti azione. Sfera due pugnate al nemico. Il 5% dei danni inflitti viene convertito in punti azione. Vai. Ok. Con un figlia ci curiamo. Ok. Qua attacchiamo. Ok. Kakatte koi. Perfetto. Koko kara ga honbon da. Adesso. Kakugo wa iko. Avanguardia, sì. Ichiban yori. Madonna, che danno. Ok. Con tiro un'ora. Guarda. Condividi i punti azione. Fornisce un alleato il 50% dei punti azione del personaggio. Olberic, ovviamente. Qua usiamo la luminescenza. Ok. Ma il golem non... Il nonno chiacchierone è abbandonato. Va bene. Usiamo... No. Brinosso, vai. Mamma mia, demolito. Perfetto. Adesso c'è il tocca al golem. Andiamo. Ok, devo dare il coltello. Andiamo. Devo dare l'arco. Ma il bastone no. La lancia no. Né spada né lancia, mi sa. Ok, adesso usiamo la luce sacra. Sì. Ok. Okay. Con tiro, attacchiamolo così. Perfetto. Siamo una spada con alberi. Oh figlia. Potrei curare. Beh, che ce l'abbiamo la vita, ma si attacchiamo, dai. Ok. Adesso gli infliggiamo.
Facciamo colpo d'incrocio, dai. Che se no... perché è sotto dominio, quindi... danno. Qua usiamo... no, infligge danni critici a un nemico con l'arco. Oppure... no, attacco reale, dai. Ecco. Qua... no. Non ho quasi più punti azione. Un po' sono durati. Cacate coi. Andiamo. Ikimashou. Attacchiamo normalmente. Cerchiamo di risparmiare quelli. Alla vita rossa, dai. Ok, wow, che culo. Ok. Magari guarda, ecco, curiamoci. Perfetto. Qua facciamo... colpo d'incrocio, sì, dai. Ok. Gambarimasu. Ora sotto. Ora Konami, vai. La vita rossa, ma esiste. No, bastone. Ok, perfetto. Ottimo. Non siamo saliti di niente praticamente. Vabbè, ok. Ecco. Sconfitto da un ladro, che onta. Ah, stordito, pensavo che era morto. Qui siamo ladri. Cioè, siamo ladri, non assassini, in effetti. Visto che non potrei più condurre molti esperimenti, questa la prendo io. Border Hall ni modoru to shio. E ora di corsa a gran masso. Heath Code no iinari to iu no mo ki ni kuwan ga. Immagino che Hitchcock avrà nuovi ordini per me, viva! Ah, ok. Modotta. Sono tornato. Tyrion-san, yoka gobuji de. È un sollievo vederla sano e salvo, signor Tyrion. Koitsu ga sekiryuseki da na. Portato la dragonite. Questo è il rubino, non c'è dubbio alcuno. Alla mia gratitudine. Ojo-sama, Tyrion wa yakusoku dori ni torimodoshite kita dake desu. Si è limitato a rispettare i termini dell'accordo, signorina. Non merita alcun ringraziamento. Beh, dai, cioè, si ha ragione, però. E vabbè, dammi tempo. Senza contare che mancano ancora due pietre. Credo si sia guadagnato la rimozione del bracciale. Rifletta sulla decisione che sta per prendere. Come, scusi? Non avrebbe la certezza che manterrei la promessa se mi liberasse ora.
Io sono convinta di sì, vedi, lei è fiduciosa. Mano? Cosa glielo fa supporre? Lei non sembra il genere di persona che viene meno alle proprie responsabilità. Lei invece mi sembra il genere di persona che ripone troppa fiducia nel prossimo. Accetti un consiglio, persino la persona più fidata presto o tardi la tradirà. Quindi si faccia un favore e impari a tutelarsi prima che qualcuno se ne approfitti. Signor Tyrion. Signorina, la prego, ora basta. Per quanto mi secchi ammetterlo, ha ragione lui. È ancora presto per rimuovere il bracciale. D'accordo. Sorede. Sugino ryuseki wa doko ni aru? Quindi dov'è la prossima pietra? Saguri o irete orimashita ga Wellspring ni aru you desu. Dopo qualche indagine ho scoperto che si nasconde a Surcivia. Wellspring ka. Precisamente dove a Surcivia? Tashika ano machi de wa Yamichi ga hirakarete imasu kara ne. La città è famosa per il suo mercato nero. Yamichi no koto o shitteiru. Urakagyo ni kakaru yatsu shika shiranai hasu da. Come fa a sapere del mercato nero? Solo chi è nel giro dovrebbe esserne a conoscenza. Non è possibile che sia un comune maggiordomo. Direi di no, Sono yamichi de ryokuryuseki rashiki hoseki ga shuppin sarete iru. Potrei acquistare lì la dragonite di smeraldo. Souyu renraku ga arimashita. Almeno stando ai miei informatori. Wakatta. Sugu ni demo torimodoshite koyo. Mi metto subito in viaggio, in tal caso. Doka, onegai itashimasu, Tyrion. Buona fortuna a lei, Tyrion. Miokuri nara kekkou da. Anta tachi to nareau shumi wa nai. Non è necessario che mi accompagni di nuovo. Sarebbe una perdita di tempo per entrambi. Ma... Addio, addirittura. Yoino desu, ojo-sama. Kare ni mo kyōji toyū mono ga gozaimasu. Non si crucci, signorina Ravus. Anche gli uomini come lui hanno una dignità da difendere. Kyōji desu ka? Dignità? Hito kara ushiro yubi o sasareyō ga, tōzoku wa nusumi no waza de ikiru mono. Nonostante la condotta spregiudicata, non può prescindere dai suoi talenti di lado per tirare avanti. Sono ude ni wa hokori mo jishin mo yadorimasu. Shikashi, watakushi tachi wa kare o otoshireta. Ovviamente è orgoglioso e sicuro delle sue capacità, ma noi le abbiamo usate contro di lui. Sonna aite kara no dōjō to kizukai wa anadori to kanjiru no desu yo. Posso solo immaginare quanto sia frustrante ricevere compassione e supporto da coloro che ti hanno incastrato. In caso contrario non eriterei all'altezza dell'incarico. Oh certo, è un uomo estremamente orgoglioso. Signorina. Perdonami, Itko, ma non posso fare a meno di pensare al suo sguardo malinconico. Mi ricorda di quando ero... So desu ka. Davvero? Sakihodo wa ano you ni iwarete mashita ga... Hontou wa...
Assolutamente, dietro le sue parole aspre si nascondono sentimenti di tutt'altra natura. E così il viaggio di Tyrion continua. Prossimo obiettivo, la Dagonite di Smeraldo. Il giovane ladro parte quindi alla volta di Surgivia, nelle Terre del Sole, consapevole del ricettacolo di malvagità che si annida al suo interno. Aspetta una dura lotta, forse? Vabbè, che tanto. Adesso vediamo, sentiamo. Tyrion-san. Quindi quella è la celebre Dragonite, magnifica. Non credevo che una religiosa come te potesse avere una passione per le gemme. Non ho alcun interesse per le ricchezze materiali, se è questo che intendi, ma avverto uno strano potere in quelle pietre. Devo crederti sulla parola. Le forze mistiche non sono esattamente il mio campo. Eppure, quale che sia il motivo, è positivo che ti interessi alle gemme preziose. Che vuoi dire? Beh, molte ragazze della tua età amano indossare spille e bracciali, giusto? In tutta franchezza, queste gemme starebbero a meraviglia sul polso di una splendida giovane come te. Ma come... ti stai prendendo gioco di me, non è vero? Beh, non intendo trattenermi oltre. Vabbè. Vabbè. Ok, quindi dove dobbiamo andare con Tyrion? Detto Surgivia, ma... ah, qui... ah, livello 36. Ok. Beh, non siamo troppo lontani, ma neanche così vicini, quindi direi di metterlo un attimo da parte. Noi siamo a livello 30 con Olberic adesso. Dunque, prossima destinazione, io andrei qua, Punta Cava, praticamente con Tressa, eh sì. Noi siamo qua, siamo distanti. Va bene.